Buongiorno, sono Alessandro Benvenuti. E io pensavo di aver fatto in tempo a mandare una nota, come dire, come direttore artistico, ma era non ce l'ho fatta, perché non la vedo, per cui ve la leggo, insomma, una nota come direttore artistico. Ed era un dubbio, e io dico, non sarà una sfida facile, e per questo potremo anche fallire, perché no? Ma come qualcuno ha detto, posso accettare di fallire, chiunque fallisce in qualcosa, ma io non posso accettare di non tentare. Quello che ci chiede l'oggi, con drammatica urgenza, è attivarci con tutte le nostre forze, competenze, affetto, volontà, per fare, pur nei nostri limiti, attraverso un lavoro a più cervelli, dei tentativi di produrre delle eccellenze per noi stessi, per chiunque si è fidato e si fiderà di noi e per chi ci scoprirà incontrandoci. Noi dovremmo costituire una novità vitale, una piacevole sorpresa, un incoraggiamento a fare bene. I tempi che viviamo favoriscono più la bestia che c'è in noi che la persona che dovrebbe domarla. Il teatro, se fatto come si deve, è quella cosa che, aggraziandola, allontana quella bestia fino a scacciarla dall'essere umano. Mai come oggi, il teatro, ma la cultura in genere, assomigliano a una trincea dove si combatte una dura guerra di posizione affinché l'inciviltà non invada i nostri panorami mentali più belli. Poi c'era la firma e poi dicevo, dammi conferma che hai ricevuto la firma.